a Videotop come per magia Alex Pettinaroli. Ciao Paolo, ciao amici di Videotop. Di solito si dice la Magic Box, in realtà c'è tutto un ambardan. Qualcosa in più, perché per quest'ultimo appuntamento, per l'ultimo della stagione di Videotop, ti porterò a Parigi, caro Paolo, e porterò anche grazie. Voi in senso onirico. Lo sapevo. Ti spiego, ascolta bene le mie parole e fatelo anche voi. Immaginate di essere al Louvre, state finalmente contemplando uno dei dipinti più famosi del mondo, quando improvvisamente il quadro si frantuma sotto i vostri occhi. Nel panico raccogliete tutti i pezzetti da terra, lo ricomponete, ci riuscite, ma soltanto alla fine vi accorgete che ne manca un pezzo. E siete nei guai, la polizia vi sta cercando. Un solo frammento fra 100, ma io posso aiutarvi perché sono entrato a metà del vostro sogno che si sta trasformando in un incubo. E ho raccolto i 100 pezzi da terra prima che quell'unico pezzettino andasse perduto. Caro Paolo, avrai a disposizione un solo tentativo per trovare l'unico tassello mancante. Ti senti fortunato? Che responsabilità! Responsabilità, però ti voglio aiutare. Ho portato con me una formula magica che aumenta le probabilità di successo. Fa gola a molti, la usano in pochi, quest'oggi sarai tu il fortunato. Grazie. In questo modo, con il fuoco, brucerò la pergamena, fissa la fiamma, quando il fuoco si spegne chiudi gli occhi. Sei pronto? Guarda la fiamma, guarda la fiamma, guarda la fiamma. Chiudi gli occhi e dimmi. Il tassello che stiamo cercando sarà il primo che sorteggerà il terzo, il quinto. Quale sarà? Il sesto. Il sesto. Apri gli occhi. Vieni di fronte a me. Pesca il primo, tranquillamente, e verifica. È lui? No. No. Potrebbe entrare, ma non completa. Secondo. No. Il terzo. Quasi, ma no. Il quarto. No, no, sì, la forma c'è ma non completa, non c'è problema. Il quinto, no, questo proprio non c'è. Non c'entra proprio. Il sesto, mi hai detto sotto effetto del fuoco, vai, guardami e pesca il sesto tassello. Avresti potuto dire qualsiasi numero. Signore e signori, per qualche ragione, per il fuoco, per la magia, per la fortuna, ma a quanto pare Paolo ha davvero trovato l'unico tassello che mancava per completare l'opera. Bravo! Magico! Grazie Paolo, è stato un piacere. Alex Pettinaroli. Alla prossima stagione, ciao!